Proviamo a portare bombole di ossigeno a persone che ne hanno bisogno, a riportarle in farmacia, talvolta anche a farle ricaricare. È capitato che delle persone avessero addirittura bisogno di fare la spesa, persone che avevano anche solamente bisogno di parlare o di portare indumenti a persone ricoverate. Abbiamo lavorato anche per i medici militari dell'ospedale, facendo degli accertamenti, convocando eventualmente i parenti di coloro che erano deceduti, portando medicinali. È capitato addirittura che ho dovuto portare un anziano positivo al coronavirus a fare la dialisi, in quanto purtroppo non c'era nessuno che riusciva a portarlo. E addirittura questa mattina, come la settimana scorsa, abbiamo dovuto caricare le bare delle persone da avviare alla cremazione su dei camion militari.